professore prima con un gesto ha fatto vedere la sua prima creatura, che è la Terza Repubblica, che è l'attuale di quello che stiamo vivendo, no professore? E poi, come dicono i grandi scrittori, me ne è scappato un altro e si chiama Italia Sovrana, se mi permette, eccolo qua. Ovviamente i libri sono lì e vi invito a comprarli, perché poi tenete conto che il professore è genovese, quindi non vuole andarsene senza incassi, sto scherzando naturalmente, niente naturalmente, però avremo l'opportunità di farcelo firmare, in effetti è questo il regalo. E professore, visto che lei già il 5 marzo auspicava, poi lei in qualche modo è stato sia con l'uno dei partner che con l'altro, quindi li conosce bene, però poi alla fine, come si diceva prima, le sono scappati due libri, da questo matrimonio sono nate due creature quasi parto gemellare, no? E ci vuole spiegare un po' la Terza Repubblica, ma soprattutto Italia Sovrana. Prego. Sì, ma dalla Seconda alla Terza Repubblica in realtà sono una serie di articoli, quasi tutti pubblicati su Libero, quasi tutti, con Palma, dove noi seguivamo, in questi articoli si vede la passione politica, il periodo preelettorale, le difficoltà che c'erano e poi questi famosi 89 giorni che sono necessari per la formazione del nuovo governo, e quindi tutti i conflitti, le lacerazioni, le contrasti eccetera. Ed è un libro così, è una cronaca politica attuale che io ho pensato, e Palma era d'accordo, di mettere in un libro perché i giornali un po' sono evanescenti, cioè uno legge un articolo su un giornale ma poi il giorno dopo già te lo sei dimenticato, a meno che proprio quell'articolo ti è rimasto impresso. E quindi abbiamo avuto l'idea di lasciare insomma questa esperienza, che è stata sicuramente importante, della formazione del nuovo governo, in un libro in cui si raccontano proprio tutti i singoli movimenti che in questi mesi ci sono stati per arrivare fino alla formazione del nuovo governo, e quindi il libro finisce lì. Però io ero insoddisfatto, nel senso che no, il libro mi piaceva, ci abbiamo messo tanto lavoro e l'abbiamo fatto intensamente, il libro è uscito a luglio, cioè quindi raccogliendo durante tutti giugno. E poi ho detto, ero insoddisfatto perché sentivo il bisogno di scrivere cioè qualcosa di più, come posso dire, un manifesto ideologico, no? Qualcosa di più approfondito, qualcosa che andava al di là dell'articolo di giornale, ma che fosse veramente un libro in cui io ricostruivo quello che stava succedendo in Italia e quello che potrebbe succedere attraverso questo nuovo governo, quindi l'aspirazione che questo governo nuovo ha e che cosa effettivamente potrebbe significare per l'Italia. E questa volta ho trovato anche un editore, insomma, di solito non piccolo, insomma, un editore che ha una diffusione nazionale, Sperling e Kuffer, che insomma, quindi mi ha garantito la possibilità di avere un'ottima distribuzione del libro, e così è uscito Italia Sovrana. È un libro di cui sono contento di una cosa: non ne ha parlato nessun giornale, non ne ha parlato nessun programma televisivo, è stato lanciato da Dago Spia soltanto su internet, sulla rete, e altri l'hanno ripreso dopo. Però io sono molto contento di questo, perché vuol dire che il libro incide, perché i libri che non incidono, ma che di cui tutte le librerie sono piene, vengono costantemente presentati dai giornali e nei programmi televisivi. Che questo libro invece non sia arrivato in nessun organo di informazione vuol dire che forse toccava alcuni nervi scoperti, e quindi era meglio non parlarne o oscurarne. Però stasera qui c'è un pubblico, anche se siamo all'inizio della settimana, quindi insomma sicuramente persone che hanno finito appena di lavorare,
e magari insomma pensavano a una serata rilassante, invece dedicano la loro attenzione alla presentazione di due libri, quindi mi è un segnale per me di forza. È la prima volta che, grazie a questi due amici che hanno deciso, che è stata una loro decisione, di saresti disposto a venire a presentare il libro? Io ho detto sì, è la prima volta che ho la possibilità di parlarne in pubblico, perché ripeto, non, in televisione e sulla stampa non se ne è parlato, e ho detto perché no, e quindi insomma ho accettato molto volentieri l'invito. Italia Sovrana è pensato per quello che c'è stato, per quello che c'è, e anche per il futuro, perché l'anno prossimo, lo sappiamo tutti, ci sono le elezioni politiche europee. Professor Paolo Becchi, ci siamo incontrati questa sera, io ho avuto il grande onore di fare da moderatore a un suo incontro con il pubblico, devo dire il pubblico numeroso, e ci ha presentato questi due libri, tra cui Italia Sovrana. In sintesi, cosa le è parso questo pubblico calabrese? Una grande soddisfazione per me. Sono venuto qui durante la settimana, quindi neanche il fine settimana, e un pubblico così attento alla discussione poi di effettivamente due libri, con anche molte domande interessanti, per me è stata una bella esperienza. Il segno che è incredibile questo libro, che è stato scritto al nord, perché io sono di Genova, la prima vera discussione su questo libro avviene al sud, è un bel segno di unità tra il nord e il sud. Lei prima durante l'incontro accennava al fatto che il libro non è stato colto, per così dire, dai media, dalle televisioni, ma nonostante ciò forse è il titolo e l'autore che sono forti, e quindi la gente lo sta apprezzando. Ma me lo auguro, hai ragione, proprio così. Telegiornali, giornali e talk show non ne hanno parlato. Io spero che però incontri il desiderio della gente, e se sto al pubblico di stasera, le domande che sono state svolte, insomma, ho una buona impressione. Ecco. Vorrei fare una domanda che proprio è l'attualità di oggi, di questi giorni. Lei scrive per Libero, diceva che Feltri le lascia campo libero, e c'ha anche un blog su Il Quotidiano, quindi abbiamo due facce, no? Della stessa medaglia, o addirittura due medaglie diverse. Visto che lei si occupa di comunicazione alla grande, cosa ne pensa di questa, diciamo, di questo astio che si è venuto a creare, il giornalismo pulito, il giornalismo cattivo? Ma il problema fondamentale di questo governo, purtroppo, è che ha tutti gli organi di informazione in contro, e quindi è chiaro che qualche volta insomma le reazioni, sto pensando adesso al fatto che la Raggi è stata assolta, ci sono state delle reazioni da parte del Movimento 5 Stelle contro la stampa, ma quando hai la stampa totalmente contro tutti i giorni, una reazione di questo tipo può anche essere giustificata. Cioè, teniamo presente che questo è un governo che ha gli organi di informazione più importanti, prima di tutto Repubblica, ma anche diversi programmi televisivi sempre contro, e quindi a questo punto può anche scappare una battuta così forte sui giornalisti come quelle che si sono verificate in questi giorni. Non ha a che fare con il fatto che stiamo entrando una democrazia illiberale. In realtà la nostra democrazia dal 2011 fino ad oggi è stata sostanzialmente una democrazia controllata, una democrazia autoritaria. Non si può parlare di svolta illiberale adesso nel nostro paese, anzi, semmai abbiamo un governo che per la prima volta dopo tanti anni sta cercando di fare gli interessi degli italiani. Io la ringrazio, è stato veramente un piacere e un onore trascorrere questa oretta lì accanto a un personaggio come lei. Grazie ancora. E grazie a voi per la bellissima ospitalità che ho avuto. Grazie.